perché è evidente a tutti che il governo non ha voluto risolvere la questione Whirlpool, perché bastava semplicemente dimostrare se in questo paese conta, soprattutto ai tempi della pandemia, più una multinazionale o un governo. Abbiamo la dimostrazione in queste ore che in Italia conta più l'iperliberismo, la multinazionale, invece che gli accordi sindacali e quindi la forza di un governo, che evidentemente non c'è stata. Perché siccome sappiamo tutti quanti, e anche io che faccio politica, che quando ci si mette, soprattutto lo Stato, mette forza, mette coraggio e mette volontà, le cose si fanno, io credo che soprattutto in questi tempi di pandemia trovo davvero incredibile che la posizione del governo sia esclusivamente quella di prendere il telefono, come ha detto il Presidente del Consiglio, e chiamare l'azienda, avere o no e dire mi dispiace, è andata male. Quindi questa è la certificazione, a mio avviso, che il governo non ha voluto risolvere la questione Napoli, perché Whirlpool non è solo i lavoratori, ma è la città. Seconda questione. Detto questo, quindi la prima opzione sembra naufragata, cioè il governo si è arreso di fronte alla Whirlpool. Se non è vero, batta un colpo, perché gliel'abbiamo detto in tutti i modi. La città si è schierata, ieri abbiamo spento anche le luci in segno di sofferenza, la città è unita. Io riporto non solo la mia posizione personale, io credo che su questo devo dire la verità, sulla vertenza Whirlpool, io credo che schierata l'intera città. Quindi questo è un elemento di forza, è un elemento di forza che noi dobbiamo far pesare in questo momento nell'ambito dei rapporti istituzionali e anche geopolitici, perché Napoli è la terza città d'Italia e la Whirlpool non chiude questa fabbrica perché non aveva alternativa, fa una scelta discrezionale. Fa una scelta politica, fa una scelta di chiudere Napoli e non altri luoghi d'Italia, fa una scelta di chiudere Napoli e andare in altre parti del mondo. Di fronte a questo il paese non può rimanere insensibile. Io credo, e vi assicuro perché ci siamo incontrati tante volte, che in questi mesi, insieme a Monica, ma non solo insieme a Monica, abbiamo provato a mettere in campo delle proposte alternative, in modo che adesso sfidiamo il governo sulle proposte alternative. Perché se il governo non ha avuto la forza, il coraggio, l'audacia, la tenacia, le palle, come lo vogliamo chiamare, di mettersi di fronte alla multinazionale, noi dobbiamo fare altre proposte. E le proposte ci sono. Le proposte ci sono, sono innanzitutto indicate in modo chiaro nella Costituzione repubblicana. Noi potremmo far diventare di questo luogo l'avanguardia rivoluzionaria dell'attuazione della Costituzione nell'articolo 3, secondo comma. Cioè noi in Italia non abbiamo mai avuto fabbriche in cui i lavoratori siano effettivamente i proprietari, i titolari e i produttori delle fabbriche. Quindi articolo 3, secondo comma, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono di fatto la partecipazione dei lavoratori all'organizzazione politica e economica. Come si può fare? Scusate un attimo. Come si può fare? Perché altrimenti non voglio fare solo politica qua, perché non è tempo di comizi, è tempo di proposte. Allora, si può fare. Il governo ha detto che ci mette dei soldi, la regione ha detto che ci mette dei soldi, io come città metropolitana vi dico che ci posso mettere dei soldi, si acquisiscono le quote dell'azienda e si compra la Whirlpool. A questo punto i lavoratori e le lavoratrici insieme alle organizzazioni sindacali diventano i produttori, gestori. Non dico proprietari perché non ci deve essere più proprietà a quel punto, perché non c'è manco più il concetto di proprietà. Un attimo, ho capito, sto dicendo come proposta. Seconda proposta, è la seconda proposta, altrimenti facciamo solo chiacchiere. Io devo fare proposte, altrimenti vengo qua a fare il comizio, il governo fa male, quello fa bene, invece no, io voglio fare proposte, voglio mettere soldi anche che non abbiamo e voglio fare proposte. La terza cosa. È talmente importante questa lotta che in queste ore mi sono arrivate proposte di contribuire al sostentamento e alla riconversione, se necessario, di questa azienda nella nostra città. Riconversione non significa che fai altro, significa che bisogna lavorare insieme. Parlo di pubblico, non parlo di privato. Allora io credo che se noi vogliamo uscire da questa situazione di isolamento, dobbiamo non solo chiedere al governo di non mollare, di essere forti e di provare a convincere la Whirlpool, ma siccome io sono abituato a vedere l'opzione A,
ma anche l'opzione B, noi dobbiamo far diventare la Whirlpool la prima fabbrica a bene comune d'Italia, in cui si mette insieme il governo, la regione, la città metropolitana, i lavoratori, e si produce quello che si decide insieme. Si producono le lavatrici in primo luogo, si produce quello che si deve produrre. Quindi io do la disponibilità. Ieri abbiamo scritto al Ministro del Lavoro, al Ministro del Mezzogiorno e al Presidente del Consiglio di convocarci immediatamente per discutere di questo. Io sarei per fare insieme una lotta che ci consenta di in qualche modo far recedere il governo da questa mancanza di coraggio, se c'è ancora spazio per convincere la Whirlpool, ma essere pronti anche all'alternativa, perché io non vorrei, e chiudo, da sindaco di Napoli, come dire, da cittadino di questa città, di fare in modo che questa vertenza, su cui oggi c'è molta attenzione, domani, dopodomani e fra 3 giorni, anche a causa della pandemia, diventa uno di quei casi italiani in cui viene abbandonata una lotta che è stata portata avanti da tutta la città, da voi in primis, con dignità, con coraggio e con forza. Quindi insieme dobbiamo continuare a far capire al governo che la città non molla, che voi non mollate e che devono convincere la Whirlpool, però essere anche pronti, questa è la mia, ma lo dico per voi, non lo dico come opzione di sconfitta, essere anche pronti a, in questo caso, dire al governo che deve mettere i soldi, perché in quel caso, mentre potrà sempre dirvi che lui, il governo ci ha provato, ma la Whirlpool non ha fatto, come dire, non è voluta andare su queste posizioni, nel momento in cui noi gli diciamo vabbè, se la Whirlpool tu non sei stata in grado di convincerla, facci vedere se veramente o per finta c'hai i soldi per dare un futuro alla Whirlpool. Questo deve essere il concetto, altrimenti io la so già la risposta qual è: noi ci abbiamo provato ma la Whirlpool se ne vuole andare, noi faremo la nostra battaglia politica e voi rimanete qua a soffrire con un senso di sconfitta. Quindi chiudo, prima opzione, a tutti quanti insieme fino all'ultimo minuto, all'ultimo secondo, perché secondo me il governo può ancora impedire che la Whirlpool se ne vada. Se questo non lo fa, cacciasse i soldi, si salva l'azienda, si salva la produzione, si salva il lavoro e si salva la città. Questa è la mia proposta. Grazie al sindaco e all'assessore Bianco.